Buonasera a tutti, mi presento, sono Matteo e sono qui per consigliarvi l'acquisto del corso avanzato di scrittura e di sceneggiatura del Duca. Io sono stato un attore professionista per quasi 10 anni, sono tuttora un circense specializzato in acrobatica e palocinese. Sì, come vedete alle mie spalle c'è un attrezzo da palestra, e ce ne sono anche altri fuori campo perché l'allenamento fa parte della mia vita. Ma questa è anche, diciamo, la stanza dove attualmente scrivo, quindi è una stanza multifunzionale di allenamento fisico e mentale. Allora, vi spendo due parole su questo corso. Allora, io ho avuto modo di conoscere il corso base del Duca circa 2 o 3 mesi fa e mi si è aperto un mondo, fondamentalmente. E quindi questo, quando si sono riaperte le offerte per l'acquisto dei corsi avanzati, non ho avuto alcun dubbio su procurarmeli, perché sono eccellenti. Già solo il corso base di scrittura e di sceneggiatura dà delle dritte, dà delle chiare, specifiche tecniche che non ho mai visto io in tutta la mia vita. Sì, diciamo che c'entra, hai detto, sei un attore, sei un circense, ma la scrittura, la passione per la scrittura è stata una cosa che è nata più o meno 5 anni fa. Anche se in un modo o nell'altro credo di averla avuta sempre dentro di me, perché quando facevo teatro, quando facevo circo, insomma, lo studiavo, avevo sempre in mente delle storie, che ovviamente quando facevo teatro le volevo trasformare in copioni teatrali o, insomma, piccole sceneggiature. Finché poi la cosa non si è trasformata, ecco, non si è trasformata nel voler scrivere romanzi. Sono partito, penso, un po' come tutti, da autodidatta, e ho fatto anche qualche corso, conoscendo qualche corso qua e là. Ma fondamentalmente posso dire di non aver mai trovato realmente un approccio pratico alla scrittura. Sì, c'erano corsi che ti dicevano più o meno quelle piccole cosette sui personaggi, su come si fanno gli incipit, ma erano sempre presi da magari esempi, oppure ecco, fare molto la storia della letteratura, o per conoscere un po' di stili degli autori. Proust scriveva così, Roth scrive così, eccetera, eccetera. Ma non c'era un reale approccio tecnico, scientifico su cui fare esercizio, su cui diciamo trovare quel principio che è alla base poi di tutti i casi specifici, come poi dice il Duca stesso nei suoi corsi. Io ovviamente, essendo abituato al percorso teatrale dove si impara a fare gli attori stando sul palco con gli insegnanti che ti insegnano le regole di dizione o su come gestire le emozioni, su come si sta fisicamente su un palco, quindi una presenza scenica, fisica. Le ho imparate salendo sul palco, facendo le scene, prendendomi gli insulti dei miei maestri, quando ovviamente non parlavo bene o quando non ero credibile. Stessa cosa a livello del circo. Non è che ho imparato il circo guardandomi i video dei grandi circensi, dei grandi performer o studiando su manuali
che mi dicevano come i grandi equilibristi hanno attraversato le torri gemelle. C'erano degli esercizi, c'erano delle tecniche che si dovevano imparare, si dovevano imparare, l'insegnante era lì, ti diceva come dovevi fare e tu pezzo pezzo ti mettevi e con l'allenamento, con la ripetizione, creavi l'abitudine, creavi l'automatismo e è ovvio, come quando da bambini dobbiamo imparare a camminare, stessa cosa, ripetendo, ripetendo, cadendo, sbagliando, riprovando. Concentrandosi su quelle che sono le proprie carenze e quindi mettersi a sistemare proprio le cose dove uno sa di essere meno preparato, si raggiungono i risultati. Quindi, per dire, io ho questa esperienza e mi viene da fare questi paragoni. Ma per dire che tanti corsi di scrittura che si trovano, tanti manuali, tanti scritti, sì, parlano del cosa, parlano di cosa è stata la scrittura, parlano di molte cose intellettuali. Io non voglio essere, non sono nessuno e non voglio offendere nessuno, ma c'è una sorta di sofismo, ecco, sofismo del cosa, riempirsi di belle parole, e invece il corso del Duca ci dice finalmente come si fa. Ed è la vera filosofia di un apprendimento. Filosofia nel vero senso della parola, cioè quella che intendevano nell'era classica. L'approccio c'era l'amore verso la conoscenza, verso la saggezza, attraverso l'esperienza. Quindi un metodo scientifico, quindi un metodo comprovato, un metodo con dei principi fondati e su cui poi tutte le esperienze, tutti i casi specifici, che cosa fanno? Supportano il principio stesso, no? Quindi non è solo seguire le regole, no? Il motto del Duca è padroni dei principi e non schiavi delle regole. Ecco, è proprio questo il concetto. Certo, è un corso per chi ama la disciplina, ama mettersi in gioco e non è solo mettersi in gioco, è disposto magari a distruggere tutte le sovrastrutture, tutti i preconcetti. E ricominciare con un nuovo approccio, un approccio reale, reale dove non stiamo copiando nessuno, non stiamo interiorizzando lo stile di uno scrittore che ci piace più o ci piace meno. Ci sono dei principi che direi neutri, ma che poi con quello che siamo noi ci aiutano a trovare il nostro stile, la passione della scrittura, per chi ce l'ha veramente, ok? Se noi abbiamo passione, poi avrete modo di, io consiglio anche non solo il corso avanzato di scrittura e di sceneggiatura, ma anche il corso su il risveglio dello scrittore, dove ci sono proprio dei video dedicati al potere delle passioni, o i video di mentalità e di marketing, la strategia antiblocco. Il senso è, se avete una forte passione, non è mai troppo tardi, non bloccatevi su quelle che sono le sovrastrutture che ormai il nostro cervello ha impiantato, ma c'è sempre tempo, secondo me, per rifare una bella piazza pulita, tornare veramente neofiti, però sentire la bellezza dell'apprendimento, la bellezza che stiamo migliorando. Detto questo, ancora una volta vi consiglio caldamente, sia che volete fare questo mestiere perché volete pubblicare, ossia che lo volete fare solo per la pura passione della scrittura, vi consiglio di
acquistare il corso avanzato del Duca. Ciao a tutti.